Gli anni 90 sono un decennio travagliati dall'economia, quindi iniziamo subito, come secondo capitolo parlando di economia. Sono anni difficili perché siamo nello SME, ma lo SME, come dovrò spiegare tra un po', è un meccanismo che ha sostituito il sistema aureo del dollaro andato in frantumi dopo la guerra del Vietnam, quindi già a Ferragosto del 70, Bretton Woods, l'America esce da questo sistema, si crea un nuovo sistema con l'obiettivo di dare delle sicurezze alle transazioni, di non dover oscillare per via del cambio, quindi cercando di tenere i cambi fissi. Ma siccome un cambio è una fotografia dell'economia del paese, quando l'economia non va bene, i cambi ne risentono, evidentemente. E quindi abbiamo difficoltà a stare in queste regole, che poi vedremo, ma iniziamo con ordine. Ordine, andiamo a vedere, come tutte le cose ordinate, ci chiediamo subito, ma quando è il PIL? Cresce la nostra efficienza economica? Ecco, il PIL qui lo vediamo in blu. Gli anni 90 sono questi ed è un PIL reale depurato, quindi dall'inflazione. Lo vediamo in quest'ambito e vediamo anche il grave problema che il debito diventa più pesante del PIL annuo. E quindi arriviamo in questi anni. Vedete che qui è in percentuale a superare il 100% del PIL, e quindi il debito è il nostro problema centrale. Anche se il PIL cresce, certo c'è una battuta d'arresto nel 92 e nel 94, che sono i problemi monetari dove la lira fa fatica a restare nel cosiddetto serpente monetario e quindi alla fine deve svalutare perché costa troppo tenerla in quell'ambito. Andiamo a vedere anche una cosa ancora più interessante, a mio parere, che è sempre il PIL pro capite, sempre al netto dell'inflazione, è bloccata come fosse nel 2100 ed espressa in migliaia di euro. Quindi vedete che il reddito pro capite dall'unità d'Italia è rimasto bassissimo, ma quella era una condizione di un paese agrario, non industrializzato. E solo dopo la guerra il paese comincia a industrializzarsi, aumenta il PIL dell'italiano medio. Adesso noi interessa vedere gli anni 90 e sono in quest'ambito dove con quelle cadute, ti ho spiegato prima i problemi, il PIL aumenta. Poi il PIL continuerà ad aumentare finché non c'è quella famosa crisi americana che da noi è arrivata nel 2008, dei titoli subprime, che è stata una crisi devastante come quella del 29, quindi quella era una catastrofe. Allora, il PIL pro capite che cresce col sistema capitalistico, bisogna dirlo questo. Oh, non dobbiamo dimenticare, ogni volta che vediamo questa iperbole che il reddito pro capite è sempre qualcosa in funzione del sistema capitalistico. Io non ho grandi simpatie di base con questa cosa, ma questi dati un po' mi fanno ricredere, anche se chiaramente sostengo che la ricchezza non fa la felicità, ma forse non avere anche il denaro è ancora peggio. Quindi ricordiamoci che in questo periodo per l'italiano non va male. E quindi cosa possiamo dire? Va tutto bene. E vedremo che questo fatto che va tutto così, che cresce il reddito pro capite perché non ci stiamo impegnando abbastanza nel rigore per abbassare il debito pubblico o per non andare con dei bilanci passivi eccessivamente grandi rispetto a quanto l'Europa chiede per
poterci ammettere nel 99 nell'euro con l'esame finale nel 98. Detto che il PIL pro capite va bene, aumenta, non vuol dire che abbiamo battuto la povertà, perché non conosciamo in questa tavola, la vedremo dopo, la distribuzione di frequenza, quante sono le famiglie povere. Ecco che le famiglie povere aumentano di mezzo punto, come vedremo più avanti. Quindi c'è una leggera, a mezzo punto forse vuole la parola leggerissima, a concentrazione delle ricchezze. Adesso andiamo a vedere il problema dei problemi, la mamma di ogni, la madre di ogni inefficienza, che è il nostro debito. E lo facciamo confrontandoli con i governi che si sono succeduti. Ecco che buon Andreotti, che era già campione insieme a Craxi di debito pubblico, di far crescere il debito pubblico, anche lui ha un risultato molto negativo. Vedete come cresce nel suo periodo, ma anche Amato non è da meno e neanche Ciampi. Ci mette un freno Berlusconi, lo fa ridurre di mezzo punto Dini, poi di un punto e mezzo Prodi e D'Alema. Certo, è poco come riduzione, non è che in questo modo si risolve, ma non c'è altra possibilità che non una soluzione così lenta. Se noi avessimo accettato questo ritmo lento, adesso andiamo a vedere. Se noi avessimo accettato, vedete, questo ritmo lento, questi sono gli anni di Prodi e di D'Alema, a una decrescita, ecco che nei 25 anni, in una generazione, saremmo dentro quei parametri che hanno fisiologici concessi agli altri paesi. Sapete che nel 79 l'Italia è entrata nel sistema monetario che l'Europa si è data con dei vincoli, e questo ha dei costi. Sapete che dall'81 noi non possiamo più autofinanziarci facendo comprare attraverso la stampa di biglietti, quindi attraverso l'inflazione, i titoli di Stato invenduti. E quindi questo, anche se di fatto non avviene subito, blocca un po' l'inflazione. Poi l'inflazione è bloccata dai produttori di energia che riprendono a mettere petrolio sul mercato, come l'Iran. E poi negli anni 80, 83, decreto di San Valentino, che blocca la scala mobile, che creava questo vortice inflazionistico. Quindi cessata l'inflazione, che tutto sommato ci faceva prendere denaro a prestito a tassi negativi, quindi convenienti, come facciamo a prendere denaro a prestito? Adesso dobbiamo pagarlo con i soldi veri, non quelli del Monopoli stampando moneta. E ce ne freghiamo, li mettiamo a bilancio come passività, quindi aumentano le passività. Ci sono poi altri problemi, ma questi li abbiamo già visto negli anni 80. Adesso fotografiamo bene questo aumento di debito, diamo le colpe, nome e cognome, a chi ha creato questi guai. Li ha creato Andreotti con una crescita del 4,4% annuo. Non è una capitalizzazione composta, è un discorso a occhio, dividendo, facendo una media aritmetica banalissima. Beh, ha fatto forse meglio di come, perché prima viaggiava con un tasso del 6% di incremento, quindi è Amato al 9,6% e Ciampi 5,1%, Berlusconi stabilizza, il primo governo Berlusconi, poi gli altri governi, non confondiamo con gli altri governi Berlusconi, che avevano senso opposto. Dini fa scendere il debito di un punto e mezzo, così scusate, di mezzo punto, Prodi di 1,6, D'Alema di 1,7. Questa è la sintesi della vicenda Berlusconi.
del nostro debito pubblico. Va detto però una cosa, che il grande debito pubblico di Andreotti, Amato e Ciampi, che poi avrà uno spread elevato, perché tutti i debiti pubblici elevati poi spaventano, uno dice, ma poi come fa a pagare? E se aumentano i tassi, quindi spaventano, aumenta lo spread. È meno grave di quello che vedremo nell'11, perché guardate qui, in giallo ci sono le banche straniere, e quindi in quel momento le banche straniere che hanno in portafoglio il nostro debito, quindi di questi governi che hanno fatto debito, di Andreotti, Amato, Ciampi, sono banche italiane, e questo vuol dire che noi non temiamo manovre speculative, perché le abbiamo noi. Certo, per tutte quelle richieste di acquistare i nostri bond che servono a finanziare il debito o su banche che non sono italiane, non sono così facilmente manovrabili, si paga un tasso più alto, quindi un costo più alto di mantenimento, di sostenibilità di questo debito, ma non c'è quel rischio di speculazione internazionale che ci sarà quando questa fascia gialla, che sono le banche estere, diventerà più importante. Ecco, qui vedete, è dal 2000 in poi questo discorso diventa veramente importante. Siamo una nave che ha imbarcato tanta zavorra, il debito pubblico, e continua a imbarcarlo. E queste spese, questa zavorra, ci rallenta. Ma vediamo nello specifico. Qui in blu abbiamo le entrate, entrate che da 60 aumentano, evidentemente, ma abbiamo le spese, e queste spese le leggiamo qui con questo tratteggiato in rosso, spese lorde, quindi comprese di interessi. E il gap che c'è tra le entrate e le uscite è inquietante. Arriviamo all'inizio degli anni 90 con questa forbice, finiamo gli anni 90 con questa piccola forbice. Cos'è successo? Facciamo un passo indietro. Eravamo negli anni dell'inflazione, inflazione spinta dal petrolio, ma spinta anche dal fatto che noi, per pagare i debiti, per prendere soldi a prestito, emettevamo dei bot. Se non venivano collocati, li collocava d'ufficio la Banca d'Italia. Siccome non era Paperoni, non aveva fondi all'infinito, stampava monete, e così monete, così si creava inflazione. Arriva il giorno che questa cosa non è più sostenibile, e quindi c'è il divorzio. Negli anni 80 inizia il divorzio tra quello chiamato così in gergo giornalistico, la Banca d'Italia e il Tesoro. Non scatta subito questo no, niente della Banca d'Italia alla richiesta di denari, ma dopo 4-5 anni lo Stato italiano, il Tesoro, capisce che quando vuole prendere soldi a prestito deve rivolgersi al mercato e non ha scorciatoie inflazionistiche. Oltretutto l'inflazione, che aiutava, perché chi prende soldi a prestito e paga con moneta svalutata fa un affare. Oltretutto si arriva anche all'editto di San Valentino, in cui i Craxi bloccano Scala Mobile per legge, dopo tormentati ricorsi contro ricorsi, questa soluzione è funzionale, quindi riusciamo a mettere, se non dico fine, ma mettere dei limiti all'inflazione. E con il governo Goria, vi ricordate quando abbiamo parlato degli anni 80, si comincia a fare un piano per
tenere sotto controllo le spese. Quindi da questo momento in poi questo piano, un certo momento, farà sì che le entrate saranno superiori non tanto a quello che vedete qui in alto in rosso tratteggiata le spese lorde. Le spese lorde comprendono anche gli interessi sui titoli, sui debiti, ma alle spese primarie, le spese correnti, quelle che tecnicamente le valutiamo, le calcoliamo togliendo gli interessi. Cosa stiamo togliendo dal punto di vista etico, morale, per dare un giudizio qualitativo sull'operato delle persone? Stiamo togliendo la colpa dei predecessori che hanno creato questo debito e stiamo valutando così quello che hanno costruito i politici di quel momento. Quindi qui vediamo che quando questa curva tratteggiata è sotto la linea delle entrate, noi siamo virtuosi. I politici da questo momento in poi sono virtuosi, non spendono più. O qualcuno spende un po' di più, qualcuno spende un po' di meno, ma vedete che grosso modo questa linea è sempre sotto la linea blu delle entrate. E questo è un buon punto di riferimento. Qui abbiamo visto che quando non abbiamo più l'inflazione, da questo punto in poi vedete che si divariano, aumenta il costo del denaro preso a prestito e lo Stato prende lo stesso denaro a prestito, lo mette come passività, e questo è ben diverso da quello che accade negli altri paesi europei, che come noi hanno giocato per l'aumento dell'inflazione, felicissimi che ci fosse l'inflazione, così pagavano con moneta svalutata. Ma dopo non hanno più preso, non hanno più fatto debito, mentre noi, a differenza, questa differenza spiega molto della nostra fragile economia e spiega questa che ho chiamato zavorra del debito pubblico. Adesso guardiamo. Mettiamoci qui e guardiamo. È diventato di colore giallo in questa tavola le entrate scusate, le spese senza interessi, che è il dato che, come ho detto, è più utile per giudicare il comportamento dei politici. A cosa servono questi soldi per lo Stato? Per pagare gli stipendi nella pubblica amministrazione, per pagare le pensioni che stanno diventando sempre più un problema, perché mentre prima si moriva prima, ecco, diciamolo con una certa brutalità, aumenta la vita media, l'aspettativa di vita e quindi le pensioni aumentano, ma diciamo c'è un'altra storia, che mentre prima era specialmente il mondo femminile non lavorava, adesso stiamo andando tutti a lavorare. Dal dopoguerra aumenta il numero delle persone che lavorano specialmente nell'ambito femminile. E quindi tutto questo aumento di persone che andavano a lavorare erano nuovi contribuenti che pagavano le pensioni dei vecchi che andavano in pensione. Adesso sono cambiati il rapporto tra queste cifre. È aumentato il numero delle persone che percepiscono pensione rispetto a. E non aumenta così velocemente il numero delle persone che pagano contributi. Quindi questo è un tema dominante, ma verranno mandato a Dini di risolverlo. E le altre spese correnti. Adesso mettiamoci i faccini dei politici che sono stati il primo ministro in quel periodo. Quindi, ripeto, qui abbiamo le entrate che sono finalmente sotto, già all'inizio del decennio. Questo è il governo Andreotti, poi resteranno sotto, vedete, con Amato, con Ciampi, restano sotto con Berlusconi, restano sotto e con Dini, e c'è anche un certo gap che aumenta, quindi questo è in un certo senso virtuoso. Poi
se vi venisse la curiosità di chiedervi e poi cosa succede dopo il periodo che stiamo considerando col nuovo secolo, ecco, mettiamo i fascini, beh, poi le cose non vanno così bene, perché sì, va così bene, riusciamo a tenerci sotto, vedete la curva gialla, ecco, delle spese primarie, sotto la curva blu delle entrate, ma qui il governo Prodi si sta appiattendo, si stanno avvicinando i due estremi, ecco, e finché a un certo momento, quando qui siamo col governo, con l'ultimo governo Berlusconi, abbiamo di nuovo il sorpasso delle spese correnti rispetto alle entrate. Quindi c'è un po' di emergenza, c'è un po' di maretta, e in questa maretta ci sarà proprio un cambio di registro, governo tecnico, governo Monti. Ecco, poi dopo le cose restano sistemate e restano virtuose, qui poi alla fine il Covid sparaglia qualsiasi obiettivo di manutenzione. La cosa interessante in questo nostro racconto è vedere qual è il peso di questa zavorra, il peso specifico di questa zavorra. In termini di metafora, quanto è il tasso medio dell'emissione dei titoli di Stato. Ecco che noi iniziamo il decennio, negli anni 90, con tassi a due cifre, 12, 12,6, il 14. Nel 93 siamo ancora su 10,8, nel 95 siamo a 11, ecco. Poi piano piano comincia a scendere, e dopo il 2000 siamo nozze, perché resta bassissimo, ma dopo il 2000 abbiamo, dopo, anzi il 99 abbiamo l'euro, abbiamo il sistema monetario dell'euro che ci garantisce dei tassi bassi, non possiamo fare inflazione. Quindi garantito, con la moneta garantita almeno paghiamo, abbiamo altre difficoltà, ma almeno il peso specifico di tutta questa zavorra è basso, siamo sul 3, 2 per 2,5%, ecco, e continua a scendere. Poi ci sono i picchi, come ci siamo abituati a vedere, questo è il picco del 2008, dove vi ho già raccontato che c'è una crisi formidabile internazionale e che verrà importata anche da noi. Da cosa dipendono gli alti tassi sui bot che siamo costretti a pagare per mantenere e finanziarsi il debito? Dipendono dal mercato. E il mercato da cosa è influenzato? Influenzato dalla fiducia che l'investitore. Voi siete investitori, nel senso che i vostri risparmi li date a una banca che cerca di investirli al meglio possibile, quindi valuta i tassi, i rendimenti in funzione dei rischi. Se voi accettate del rischio in più, è possibile che il titolo sia ugualmente appetibile, ma per renderlo tale bisogna dare una remunerazione maggiore di un titolo sicuro. Titolo sicuro per antonomasia, il punto di riferimento è il Bund tedesco, il bot tedesco. E quindi la fiducia si chiama spread ed è misurata dalla distanza che c'è, dalla differenza che c'è tra il bot italiano a 10 anni rispetto al bot equivalente al Bund tedesco a 10 anni. Quindi lo spread misura quanto il mercato degli investitori, non dico degli speculatori, ma tutto il mercato di chi compra, chi vi presta denaro e comprando i nostri bot, e questo è un signore che di mestiere fa l'amministratore di fondi, e non fa gli agguati. E questo è un altro tema, quello dell'agguato, che ci saranno. Oh, ma non è questo il tema che ci sta a cuore in questo momento. È capire che noi abbiamo una differenza di sicurezza, perché i nostri parametri sono ben diversi, l'inflazione è 3 volte di quella tedesca, il debito
o il bilancio, il russo in bilancio è più del doppio di quello tedesco, quindi capite che ci deve essere un motivo per scegliere il prodotto di un'economia non forte. Il motivo è che viene pagato di più e quindi noi siamo soggetti a pagare di più. Lo spread anche è un aspetto emotivo, perché sono le parole che contano, quello che uno dice, quello che uno dice che farà, che ha voglia di fare, che spaventa e quindi fa alzare lo spread. I nostri politici attuali, per guadagnare una manciata di voti, usano a sproposito minacce contro l'euro o cose del genere, che i loro fans li premiano facendogli guadagnare punti, a volte neanche in campagna elettorale, ma basta qualche punto del sondaggio per farsi vedere che potenti. Ecco, e in cambio noi paghiamo con i nostri indispensabili titoli per mantenere questo impianto di debito al prezzo più alto del dovuto. Poi c'è un'altra ragione, che c'è tutto un mercato parallelo di piccoli investitori che copiano quello che fanno i grandi investitori. Quindi quando un grande investitore, un responsabile di fondi pensioni, sceglie un titolo oppure cancella un titolo dal suo portafoglio, tutti copiano e quindi questa operazione è decuplicata per via di questo algoritmo che si crea. Allora, lo spread lo misuriamo. È questa differenza che c'è tra la curva in rosso dei titoli tedeschi e la curva in blu, tra la curva, scusate, in rosso dei titoli italiani e la curva in blu che vedete dei titoli tedeschi che sono più bassi. Alla fine del periodo che stiamo analizzando, vedete che questo gap cessa. Evidentemente, quando lo facciamo cessare al 99, siamo entrati nell'euro e quindi per entrarci abbiamo dovuto fare degli sforzi e nell'anno prima abbiamo dovuto fare l'esame con tutti i parametri a posto o quasi, e quindi ci siamo riusciti, ma c'è anche l'impegno dei governanti. Attenzione, qui abbiamo visto che lo spread di Andreotti è più elevato di quello che poi farà Berlusconi nel 2011 con momenti di tensione, ma è più elevato in un contesto in cui si paga più alto, paga di più i bot, ma non ha il rischio, come abbiamo visto nelle prime pagine. Non ha il rischio enorme di un attacco degli speculatori perché a quel punto le banche estere con in mano i nostri titoli sono poche, come abbiamo visto. Qui vediamo, invece di fare, prendiamo la differenza fino al gennaio del 2000. E gennaio del 2000 è qua, e poi andiamo avanti fino al 2020. Quindi in questa tavola vediamo questa parte che è il nuovo secolo, dove con l'euro siamo partiti praticamente alla pari, abbiamo azzerato tutto. Poi noi avremo questa crisi mondiale che ci colpisce di più perché siamo più poveri nel 2008 e quindi continuiamo poi qui a avere un divario. Il divario poi diventa insopportabile, insostenibile quando nel 2012 siamo sull'orlo di non poter pagare gli impiegati dello Stato, di non pagare le risorse dello Stato. E quindi sull'orlo del precipizio organizziamo un governo tecnico. Poi la volgata, la cattiva stampa dirà colpo di Stato. No, colpo di Stato, era addirittura in crisi, in pericolo persino l'impero e Fininvest di Berlusconi. Quindi questi dati,
dei nostri conti pubblici in quel momento e l'andamento dello spread che riprendeva alto quando noi siamo pieni di titoli e lo spread è elevato, ci mette in condizione poi di non avere cash, di non sapere più come pagare. Questa è la situazione, finora ve l'ho fatto vedere, differenza tra le due emissioni di bot decennali in Germania verso l'Italia, e qui è il dato dello spread che abbiamo visto. Riusciamo a risolvere questo problema già arrivando a uno spread sotto i 100, uno spread contenibile già alla fine degli anni, già nel 98, e poi diventa basso nel 90. Qui mettiamo tutti i nostri governanti. Ecco che questo, vi ho parlato prima del problema drammatico, e siccome c'è una bugia circolante che è un colpo di Stato, e Berlusconi che dice che bisogna fare un'inchiesta, una commissione che studi perché è stato scalzato, lo dice dopo, era molto spaventato in quel momento. In quei giorni l'organo di Confindustria, quindi non un organo extraparlamentare di sinistra o sovranisti dall'altra parte, la Confindustria esce con questo titolo: fate presto. Devo mostrare un pezzo di Sole 24 Ore, perché le bugie su questo tema sono state tante. Governo Monti, Letta, e questo si rimette, le cose si rimettono a posto. Ecco che qui vediamo l'incidenza della povertà, perché dopo che noi ci siamo parlati di PIL, di ricche, PIL medio pro capite, quindi ricchezza del singolo individuo, dopo che abbiamo visto le minacce all'economia, diamo un'occhiata a cosa è successo, e lo leggiamo in blu qua in Italia. Le regioni, no, centro-sud sono colorate, vediamo cosa è successo in blu ai parametri delle famiglie povere. Ecco che nel periodo che ci interessa, questo dato parte dal 97, arriva, quindi vedete che è tutto sommato alla fine del 97, dal 97 al 2000 non c'è una grande differenza, c'è mezzo punto forse. Come abbiamo visto, poi il dato è sotto controllo. È chiaro che con l'ultimo governo Berlusconi succede il patatrac, e poi ci sono misure di austerity e le famiglie povere aumentano. E questa è la nostra situazione. Difficoltà dell'Italia a entrare nell'Eurozone. Col senno di poi sembra scontata, ma assolutamente non lo è. Anzi, se avessimo dovuto scommettere in quegli anni, avremmo scommesso che non ce l'avremmo fatta. Assolutamente, i parametri erano troppo lontani da quelli richiesti. Come vi ho raccontato, dopo gli accordi di Bretton Woods, l'Unione Europea ha cercato di tenere stabili i cambi. Non può un imprenditore, Barilla, che compra grano in America e in Canada, a subire le oscillazioni dei cambi dove già ci sono le oscillazioni dei mercati. Quindi bisogna tenere rigido, rigidino, nel senso che ci si dà una fascia di oscillazione del 2,25% in più o in meno. E questo tenere rigidi i cambi, pensate alla parità col marco, con un'economia che sta girando, con la nostra che con tutte quelle zavorre va lentamente, e questo ci crea delle difficoltà. Siamo deboli sui parametri che ci hanno chiesto. Deficit di bilancio, che non deve essere superiore al 3%, noi siamo al 6-7%, quindi siamo più del doppio di quello consentito. Il debito pubblico, che non può oltrepassare il 60%, e noi siamo al doppio. L'inflazione, che deve essere tenuta, controllata,
ai tedeschi hanno l'incubo dell'inflazione, invece è 3 volte superiore a quella dei paesi virtuosi. E ancora la nostra situazione nella cosiddetta serpente monetaria ci vede uscire nel 92, rientrare a stento e si vede soffrire in quest'ambito. Insomma, malgrado l'italiano è felicissimo di entrare in questa situazione europea, perché Mani Pulite ha devastato l'immagine dei propri politici e quindi non vede l'ora di entrare in una categoria che immagina superiore. Insomma, questi sono invece dei burocrati, probabilmente sono i falliti del sistema politico nazionale che vengono riciclati in questo sistema, specialmente quelli della prima ora, e non sono dei brillanti, non saranno dei brillanti politici. Però l'Italia ha voglia di Europa. Pensate, c'è un dato, un sondaggio che dice che il 95% degli italiani di quel momento si dichiara soddisfatto del processo di integrazione europea. Guardate che la media europea è solo del 69%, ecco, e i contrari in Italia sono l'8%. Favorevole all'appartenenza del proprio paese all'Unione Europea è 75%. Contrari solo il 4. Ecco, questi dati sono dati importanti. Quindi non è una cosa che l'italiano in quegli anni ha subito, o tutt'altro. L'italiano era ben contento di poter entrare in Europa. L'Italia sarà ammessa all'euro che inizierà nel 99, sarà ammessa nel marzo dell'anno precedente. E a questo punto è garantito dal rispetto degli accordi che si erano dati, è garantito da un sistema quantitativo che ne stabilisce con rigore il tasso di scambio lira-euro, lo sottolineo con rigore perché è sempre le bugie e le volgate popolari che si raccontano al bar o sui social, raccontano di strane trattative. Questi sono mercati e il mercato, alla fine, vi spiegherò il meccanismo, ma per dirla semplice, prima di spiegare il meccanismo è che c'è una moneta scritturale, una moneta virtuale, per allineare tutte le monete europee, tenerne conto, e la fotografia del valore delle varie monete rispetto a questa moneta scritturale, è quello che poi determina, il passaggio, il valore delle lire in euro. E questa fotografia di un cambio è data dal mercato, dalla quantità di beni che un paese ha di stimolante per gli altri paesi messi sul mercato. Quindi ci si chiede solidità della finanza pubblica, ci si chiede stabilità nei cambi, bassi tassi di interesse a lungo termine, indipendenza della banca centrale dal tesoro. Che vuol dire che quando il tesoro dice sto affogando, ho bisogno di denaro, la banca centrale non può stampare moneta e creare inflazione, come era 10 anni prima. Se trattò, come dicevo, di un esercizio difficile, pochi avrebbero scommesso. Oltretutto noi all'inizio, nel 92, la lira era stata espulsa dallo SME. Quando era entrata nello SME eravamo su una fascia di seconda categoria del 6% invece del 2,25% di oscillazione. Quindi abbiamo dovuto recuperare. E poi era difficile perché con Mani Pulite, che è l'operazione Mani Pulite che avevano devastato l'immagine dei nostri politici,
la credibilità era venuta meno. Persino il primo governo Berlusconi, che non possiamo dire possa essere stato un cattivo governo per il paese, non ha fatto le riforme liberiste che qualcuno sperava facesse. Ma ha avuto anche le sue difficoltà con i sindacati e soprattutto con i suoi compagni di cordata. Ecco, ma questo che forse è stato uno dei migliori dei governi Berlusconi era visto malamente con un giudizio severo dell'Europa. Ecco, attenzione. Non si fanno le riforme in Italia. La legge elettorale dà margini scontati e quindi uno pensa che se deve fare una riforma contro la magistratura e deve chiedere agli insegnanti di essere efficienti e di non essere premiati per anzianità, ma secondo i programmi svolti e i risultati, ecco che se fa così. Perde i voti di queste due categorie. Quindi c'è un bisogno, sempre per colpa della legge elettorale che non dà ampi margini, con margini esigui le riforme si rinviano in continuazione. Poi anche altre riforme sono state ostacolate dai sindacati. Noi abbiamo dei cattivi imprenditori, abbiamo visto, non abbiamo brevetti, non abbiamo specialità. Quindi abbiamo in Italia delle zone di eccellenza, ecco, ma ce l'hanno anche all'estero e all'estero sono anche più competitivi se andiamo a guardare. Noi non dobbiamo accontentare di dire che abbiamo un distretto industriale in Emilia, siamo stati i primi a lavorare i polimeri in un certo modo. Ecco, gli altri hanno fatto di più. E chi lo dice? Lo dicono i numeri dell'economia, lo dice il PIL dell'economia, ecco, non lo dicono i giudizi del bar. Quindi abbiamo questa difficoltà. A cattivi imprenditori abbiamo pessimi sindacati che si irrigidiscono e hanno creato alla fine più problemi che soluzioni, perdendo posti di lavoro. Qual è il vantaggio di entrare nell'Europa comune, nell'euro? Meno fluttuazione tra le monete. Finalmente con la moneta unica non c'è tutta quella complessità e quello stress dello SME, del serpentone, che tra poco spiego in dettaglio, e non c'è bisogno per restare a galla nel sistema di continua svalutazione. Poi, come ovvio, abbiamo mercati più vicini, non ci sono frontiere, gli interessi sono più bassi, quindi c'è più stabilità e meno avventure monetarie da parte di chi commercia internazionalmente. Quali sono gli svantaggi? I paesi non possono svalutare moneta. Allora chi ci rimette? Ci rimettono gli industriali che mettono sul mercato prodotti mediocri, che non hanno un benefit particolare, un valore aggiunto particolare da affascinare l'acquirente. Hanno solo il prezzo che è reso più basso per il fatto che il tasso di cambio ha sbragato e quindi a prezzo dell'inflazione, che è una tassa che colpisce tutti gli italiani, soprattutto tutti quelli che sono a reddito fisso, che non possono rifarsi fatturando, e per salvaguardare questa fascia di industriali che non sono coperti dal protezionismo dell'Italia umbertina a protezionismo del fascismo, abituati a questo sistema, continuano a implorare di ritornare al vecchio sistema e poter svalutare per aiutarli a vendere le loro mediocrità. È però un vantaggio per chi percepisce redditi fissi, che va dall'operaio alla maestra, all'impiegato, al dirigente.
e quindi una classe trasversale al giudice, ecco, al chirurgo, quindi una classe trasversale del paese, non al bottegaio o non all'industriale, non a quelli che possono recuperare con fatture. Evidentemente, che cosa possiamo aggiungere? Che avere solo la moneta in comune è un po' poco e un po' rischioso, bisognerebbe avere gli stessi indirizzi economici uguali per tutti, gli stessi sindacati uguali per tutti, gli stessi vincoli, la stessa fiscalità. E la stessa brillante giustizia. Critichiamo giustamente gli accordi di massima perché c'è molto spazio di critica, e li critichiamo dal punto di vista della rigidità. Un'economia ha bisogno di flessibilità, specialmente se vuole crescere, ci sono dei momenti in cui bisogna indietreggiare per poi avanzare. Questa flessibilità è indispensabile. Non c'è nessuna base scientifica economica per suffragare questo bisogno di rigidità. Abbiamo già indicato che troviamo troppi burocrati a Bruxelles e troppa mentalità tedesca, che ha il terrore della svalutazione ed è calvinista con il rigore sopra ogni cosa, anche quello inutile. Allora avrebbe senso uscire dall'Europa con questi difetti del sistema? No, sarebbe come buttare il bambino insieme ai pannicelli sporchi. Ci sono limiti che devono essere superati, limiti profondi che devono essere profondamente superati, ma uscire dall'euro sarebbe non avere competitività monetaria, quindi entrare in una spirale di inflazione e anche se questo fallimento, avremmo una lira che perderebbe subito valore nel giro di pochi mesi, verrebbe dimezzata, questo può. Anzi, sicuramente aiuta quegli industriali di cui dicevo prima a piazzare i loro prodotti, ma tutto il sistema paese ne pagherebbe le conseguenze e quindi sul fronte interno il mercato stagnerebbe moltissimo. Forse potremmo uscire addirittura con un default e questo poi bloccherebbe la possibilità delle banche anche straniere, di aiutare l'economia di un paese devastato. Quindi gli spettri di un'uscita sono sicuramente più gravi e maggiori di una resistenza all'interno di questo sistema cercando di cambiare. Vediamo come migliora la situazione economica italiana il giorno dopo dell'introduzione dell'euro. Quindi qui questo è discriminante. E ci interessa subito guardare un dato di disoccupazione per vedere come la massa degli italiani, quindi non gli industriali, non i super ricchi, possono essere gratificati o preoccupati dall'euro. Ecco, vediamo che il tasso di disoccupazione scende dal 99. Poi, qui sapete che c'è la famosa crisi del 2008, c'è la supercrisi che poi arriva a detonare in modo particolarmente violento, quella del passaggio dal governo Berlusconi al governo tecnico di Monti nell'11, siamo qua. Quindi questo dato è positivo. Qui vediamo i tassi che vengono, tassi alle imprese non finanziarie, sennò il ragionamento sarebbe falsato. I tassi alle imprese, quindi agli imprenditori, ecco, guardate che da questo momento in poi cominciano a scendere, salgono ma restano sempre più bassi che negli ultimi 5 anni.
90, gli anni 90. Allora, come andrà l'export in termini reali? Andrà bene. Qui abbiamo sempre la nostra area di crisi che ho spiegato più volte. E l'inflazione al consumo, nelle tasche degli italiani, a reddito fisso, perché hanno più danno, e se sono poveri ancora di più perché non hanno altri margini. Ecco che questa inflazione che sale e scende, poi viene bloccata. E questo è un bel punto anche per i risparmiatori. Come vanno le spese pubbliche? Le spese pubbliche crescono, perché non è che non abbiamo, non è che l'euro è stato così vigile e rigido da imporci e di bloccare la nostra spesa pubblica. Accidenti, la nostra spesa pubblica è cresciuta. È stato dopo che l'abbiamo vista brutta nel 2011. E dopo i conti, i numeri della nostra economia nel 2011, guardate che per dare quei numeri non è che qualcuno arriva di notte e falsifica delle cifre, sono dati dell'economia reale, è la realtà, quindi non un'opinione, ecco, non un gioco delle tre tavolette dove improvvisamente siamo fallimentari, qualcuno ha falsificato delle carte. Ecco, a questo punto le spese pubbliche, dopo il governo dei tecnici, il governo Conti, Monti, vedete che aumentano di molto poco, restano praticamente stabili. E questo è il secondo momento in cui si mette mano, dopo il governo Dini, alle pensioni, quello stava portando il sistema fuori controllo. È stato per molti una tragedia, per tantissimi è stata una tragedia. Ma il sistema era già sbagliato prima, è stato troppo tollerante a lungo prima. È chiaro che poi la categoria di persone, e come sempre in queste vicende, alcuni si erano rimasti senza scaglioni, senza gradoni, senza scivoli. E alcuni che erano vicino alla pensione si sono trovati improvvisamente a dover lavorare molti anni ancora. Quindi sicuramente doloroso, ma non c'era altra possibilità per rendere il sistema sostenibile. Adesso vediamo a uno di questi punti che fa leggenda, che ci sia stato un contratto, cioè che c'è una stanza a Prodi e non so chi a decidere quanto deve essere il cambio. Con le scempiaggini che dice Cirino Pomicino, ah, io il cambio l'avrei fatto 1 a 1, 1.000 lire e 1 euro. Io, no, no, no. E questo dipende dall'oscillazione dell'anno precedente della lira all'interno dell'ECU, che è quella moneta di riferimento che aveva preso l'Europa per tenere abbastanza fissi, 2,5 in più, 2,5 in mezzo è l'abbastanza che ho. L'aggettivo abbastanza che ho aggiunto, fissi i cambi. Allora diciamo che i cambi tra due stati fluttuano in base alle regole di mercato, domanda e offerta. Se noi siamo in Africa e abbiamo una tribù che coltiva uva e una tribù accanto che coltiva banane, c'è un rapporto, un cambio tra uva e banane, che si stabilizza sulle abitudini alimentari e i gusti alimentari delle due popolazioni, e in base a un grappolo, ti do un grappolo d'uva se mi dai due banane. Dopo l'uscita del dollaro, dalla parità aurea all'inizio degli anni 70, Ferragosto, Bretton Woods, c'è un sistema, lo SME, che cerca di dare altrettanta stabilità alle monete europee. Si chiama serpente, c'è una moneta media, come tutti i calcoli di solito vengono organizzati tra diverse entità guardando la media e considerando gli scarti dalla media. Quindi
Come si fa a avere una media dei cambi? Si prendono tutte le transazioni che vengono fatte, si prendono i cambi dei vari stati e si fa una media. Questa media ha bisogno però di essere ponderata con il volume d'affari che fanno i vari paesi, perché evidentemente il Belgio ha un volume d'affari inferiore dell'Italia e l'Italia addirittura inferiore della Germania, quindi bisogna ponderare con il volume d'affari. Così nel 96, 3 anni prima del nostro esercizio di entrare nell'euro, l'ECU costava a 1489 lire. Oppure in marchi costava 2,05 marchi, oppure in franchi francesi 6,9. Questa moneta teorica, moneta detta scritturale, valeva queste cifre. E quindi quale sarebbe stato il rapporto tra lira e marco? E dividendo 1494 per 2,05. E quindi veniva fuori. Lì si poteva anche pensare, quindi veniva fuori questa cifra, 724 lire per un marco, e lì si poteva anche pensare che si poteva salire del 2,5% in più o del 2,5% in meno, e stavamo in questa fascia. Poi c'era una superfascia per quelli più malmessi che andava al 6%, e l'Italia è stata all'inizio in questa fascia, dove poi questa fascia di seconda schiera, ecco, dove poi per accedere all'euro si è trovata in dovere di uscire e di entrare in questa microfascia. Ecco che con questa microvariazione del 2,5% in più e in meno si creavano anche dei problemi di denaro da spendere o investire. Perché dico investire? Perché essere virtuosi e stare nella fascia che qui vedete, delle oscillazioni in arancione, era propedeutico e fondamentale per poi fare l'esame finale nel 98 ed entrare a pieno diritto nell'euro. Se noi siamo stati sempre nella fascia rossa, insostenibile, del 6% in più o meno, ci avevano già spiegato che non saremmo mai entrati. Poi magari saremmo entrati qualche anno dopo, come è entrata la Romania, insomma, ma non saremmo entrati in quel momento. Guardate che sostenere questa fascia arancione è molto costoso. Si può persino pensare, e faremo una riflessione, che fosse stato troppo costoso. Nel senso che uno cosa doveva fare? Quando ci stavamo avvicinando al costo del marco che costava, che usciva da questo 2,5%, dovevamo vendere, per restare dentro, vendere tutta la nostra moneta pregiata e scambiarla con la lira che non era pregiata per poter fare alzare il valore della lira nel libero mercato. Ecco che per fare questa operazioncina ci abbiamo messo delle cifre enormi. Allora la domanda che molti si fanno è: ma valeva la pena questo sforzo? Anzi, questo si mostrano le cifre come un danno voluto da Ciampi per difendere l'onorabilità della lira, che voleva dire difendere la possibilità di entrare insieme agli altri subito nell'euro. Ma che cosa sarebbe successo se non fossimo entrati? Quanto avremmo dovuto spendere? Beh, io non è che vi posso dire avremmo speso di più e quindi è stata una buona scelta, perché questo, mentre fin qui ho tutti i dati oggettivi, quello che sarebbe successo non ho dati oggettivi. Vi dico, non posso dire le cifre e confrontare, vedere se andate in break even, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male.
Dico soltanto che se noi fossimo nel 99, non fossimo entrati nell'euro, avessimo mantenuto le nostre lire, avremmo sì guadagnato quelle cifre immani che abbiamo buttato nel serpentone per stare dentro quella fascia arancione che vedete lì. Ma dopo avremmo avuto il nostro debito pubblico da rinnovare con BOT a un elevato tasso e quindi sarebbero usciti tantissimi soldi per gestire il debito pubblico e quindi mettendoli sulla bilancia, ognuno di noi poi manterrà le stesse opinioni, gli stessi preconcetti, e anche senza che io facessi questo ragionamento. Perché l'umano è sempre pieno di preconcetti. Io credo, senza avere dati, che avremmo pagato una cifra considerevole e quindi che questa scelta, devo dire drammatica, perché i quattrini investiti sono stati tanti, è stata veramente difficile. C'era anche da dire che con la nostra palese debolezza, palese debolezza per dire io se devo stare lì devo avere questi marchi e devo continuamente metterli sul mercato per salvare la lira. Beh, ci si guarda un Soros, un finanziere senza scrupoli, fa i suoi interessi, ci guarda che cosa abbiamo in tasca, quante sono le negoziazioni che abbiamo fatto con le monete forti, quante monete forti abbiamo nelle cassaforti della Banca d'Italia. E quindi dice, secondo me questi non ce la fanno a sostenere la lira con monete forti. Allora compra, fa un contratto senza neanche, a termine, senza neanche avere i quattrini veri in mano, ma solo contrattando una cifra immane, vende una cifra immane di lire. E lo Stato italiano a questo punto non può assolutamente, non ha abbastanza le spalle coperte da moneta pregiata, da marchi, e quindi alla fine deve svalutare. E quando Soros, dopo 15 giorni, 20 giorni, ripaga quello che aveva comprato, lo paga con moneta svalutata. Contemporaneamente gli italiani ben informati o più furbi di questa, che sanno che c'è questa svalutazione, hanno portato i propri quattrini in Germania o in Svizzera all'estero e quindi poi se li sono, li hanno trasferiti in moneta e in monete forti e poi se li ritrovano il 30% in più. E questa è la speculazione che è stata fatta, ma in quel momento c'erano anche altre voci sulla difficoltà di entrare nell'euro. E quindi fu un periodo molto concitato. Allora guardiamo un po' il meccanismo, perché io veramente non credo che il massimo della dabbenaggine siano questi discorsi assolutamente priva di basi scientifiche, che c'è stata una trattativa per l'euro, è come dire che è sicuro il cancro con il prezzemolo, perché perché una buona dose di peperoncino ti fa passare il Covid, ecco, uccide il Covid, ecco, questa è la stessa scempiaggine da bar. Allora mi sento in dovere di spiegarlo affinché la gente non sottolinei questa storia che non ha senso. Quale criterio quindi per la conversione delle monete? In base al rapporto di cambio sul mercato al 31 dicembre, una fotografia del 31 dicembre dell'anno prima, quindi dell'89. Il Consiglio europeo stabilì un modo irrevocabile, sottolineo irrevocabile, non c'è una trattativa, ui, 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 cosa facciamo? Ci mettiamo d'accordo, offro io caffè. Ecco, no, la trattativa è irrevocabile e si utilizza come strumento l'ECU, che abbiamo visto che questa moneta teorica, scritturale,
che è la media delle monete europee, e si vede su questa media dov'è la moneta dei vari paesi. Questa è la lira, questo è l'ECU, questa è la differenza. Quindi in quel momento, nella fotografia, i due mercati, l'economia media europea e l'economia italiana si confrontavano con questo tasso di cambio, come un grappolo d'uva per due banane, come abbiamo visto prima. Il numero preciso era 1936,27. Quindi, su questa base, e non ce n'erano altri possibili, e per avere un dato diverso bisognava migliorare la qualità della nostra economia, aiutando, mettendo soldi a disposizione dell'economia con infrastrutture e cose varie, ma noi i soldi a disposizione li avevamo per pagare i debiti, gli interessi del debito pubblico, e quindi non potevamo entrare in quella vicenda. Questa è una fotografia specifica di due economie scattate in quel giorno, l'ultimo giorno di lira prima dell'euro. Perché poi c'è stata una svalutazione? Perché è colpa della mancanza di liberismo del nostro sistema, dove non c'è stata concorrenza. Tutti i bar hanno messo in vendita il caffè, invece che a mezzo euro, 1.000 lire, e l'ha messo in vendita a 1 euro. Costava 1.000 lire prima il caffè, costa 1 euro adesso, quindi 2.000 lire. Il caffè improvvisamente ha raddoppiato di prezzo. Così hanno fatto tutti i supermercati, che piuttosto di farsi concorrenza, tutti hanno preferito, ma perché per guadagnare e più clienti io devo perdere tanti quattrini per atto d'acquisto? E quindi hanno pensato bene, in mancanza di questa cultura liberale, dalla libera concorrenza, hanno pensato bene di sfruttare la situazione raddoppiando i prezzi. Quindi noi siamo anche entrati con questa cifra, con due sfortune. Questa è una cifra un po' sfortunata, che uno fa in un attimo, fa il conto invece di prendere la calcolatrice. Ecco. Secondo, c'è stata anche, marginale questo che sto raccontando, una crisi sui dei prodotti agricoli, con un aumento di prezzi dovuta alla crisi che c'era, data da cattivo tempo. E quindi questo sosteneva fittiziamente l'aumento dei prezzi. Chi aderisce dopo, la procedura è più semplice, perché c'è già l'euro in circolazione, quindi basta fare la fotografia del rapporto tra quella moneta e l'euro il giorno prima dell'entrata in vigore, e questo sarà più facile. Ok, allora abbiamo a questo punto alcune considerazioni da fare. Considerazioni che ci possono spaventare, perché adesso abbiamo finito questa chiacchierata di economia ed entriamo in un discorso politico. E le considerazioni che ci spaventano è la globalizzazione, da anni. E quelli sono gli anni in cui inizia la globalizzazione a essere per noi importante. Quindi siamo minacciati dalla Cina, che conosciamo, ma anche dalle altre ambizioni come quelle russe. E poi ricordiamoci che quando noi abbiamo discusso i confini politici dell'Europa a Yalta, eravamo noi europei il 25% della popolazione. Nel 2025 saremo l'8% della popolazione mondiale, e questo cambia i pesi. Fuori da una Europa comune non mi sento di escludere guerre all'interno dell'Europa. Già mi sento di poter pensare con spavento a guerre per l'Artico. L'Artico è una zona che ha le risorse degli Stati Uniti. E sembra che
che i russi abbiano più diritti geografici, guardando i fondali, i marini che arrivano all'Artico, perché l'Artico è acqua e non è un territorio, quindi non ci sono le bandierine. E hanno già messo la bandierina russa sotto il polo, sotto l'acqua del Polo Nord. Quindi mi vedo già queste tensioni tra una ventina d'anni, in una zona dove potrebbero prendersi per il collo con l'ecologia. Quindi se noi facciamo dei danni all'Artico, distruggiamo il pianeta. Ecco che un fallimento dell'Europa, di una Europa unita e compatta, potrebbe veramente nuocere al futuro. Poi abbiamo sempre l'altro pericolo che conosciamo tutti, che è quello della finanza, e ripeto, la cosa che dico spesso, la finanza che è utilissima per gestire le aziende, per aiutare le aziende, per aiutare chi ha idee, prestandogli i quattrini e poi rendendoli in cambio di questo importantissimo servizio. Ma c'è una finanza delle speculazioni, abbiamo visto Soros. E poi in generale questa finanza che non crea ricchezza come l'economia reale, ma che sposta solo la ricchezza. E questa è una cosa grave. A proposito di questa finanza, prima di cambiare argomento ed entrare nell'ambito meramente politico, sempre prendendo da Sole 24 Ore, dal 2003 al 2017, 2 anni prima del Covid, vediamo come l'andamento con questo grigino del PIL globale, e sotto vediamo l'andamento del totale delle borse. Ora, qui c'è un punto veramente bizzarro, che le borse, la finanza, supera il reale, la ricchezza reale del pianeta. Quindi il totale della ricchezza del pianeta rappresentato come titoli in borsa è superiore alla ricchezza misurata. È chiaro che ci sarà una crisi, è chiaro che qui è saltato il banco. Poi il sistema va ancora bene e continua ad andare bene dopo che recuperiamo e usciamo tutti uniti, tutti assieme, se no saremo ancora nella tragedia del 29. Dalla tragedia del 2008. Bene, in quegli anni si diceva: attenzione, togliete i vostri investimenti dalle borse, perché le vacche grasse sono già passate, sono più di 7 anni, di solito sono cicliche queste cose, sta durando troppo il periodo di vacche grasse, qualcosa deve succedere. Poi c'è stato Trump e quindi qualcosa deve cambiare ancora, e c'è stato quindi una tensione, e siamo ancora andati avanti. Poi c'è stato il Covid, che chiaramente col Covid cambia tutto un'altra volta. Ecco che quello che vi dico è attenzione, perché vedete che qui da 2017, un'altra volta, il valore, la capitalizzazione delle borse è superiore a quello che Solo 24 Ore dice sia la ricchezza del paese. E va bene, finito questa lunga parte sull'economia, ma l'economia è fondamentale per capire quegli anni. Entriamo con il terzo capitolo sui fatti salienti di quel momento, un momento di grandissimo cambiamento, ed è interessante vedere. Ripeto, trovate tutto sul mio sito www.mauriziomercurio.weebly.com. Andate nella pagina conferenza, che è la seconda pagina, la prima è quella dell'università. La pagina conferenza, in fondo c'è la storia, e inizio con, sono 100 ore alla fine di lezione, inizio con tutto il Novecento, tutto quello che succede in Italia, in Europa, in Germania e in Russia negli anni terribili, dopo la Prima Guerra Mondiale, e poi arrivo a parlare dell'Italia, del dopoguerra, e di questa cosiddetta Seconda Repubblica. Grazie dell'attenzione. Adesso vi mostro alcuni dati relativi all'economia italiana dopo
ho l'entrata nell'euro e la mostro attraverso le pagine sole 24 ore, quindi non di un organo politico che cerca voti attraverso la propaganda dicendo delle cose che non sono di natura economica, ma sono fatti emotivi e populisti. Pagine del Sole 24 Ore sono pagine di scienza economica e quindi non di opinione. E scelgo, ho scelto di mostrare quelli del Sole 24 Ore proprio per mettere, per condividere dei dati di cui non si può stare a discutere sulla fonte, non sono dati opinabili.